Bentornati a Cucina con noi, siamo ancora qua in compagnia di Anna Maria, che vedo qua colori invernali più autunnali, diciamo. Autunno-inverno. Autunno-inverno. Perché... Cosa andiamo a preparare, Anna Maria, oggi? Allora, visto che è arrivato il freddo, la stagione aiuta, una bella zuppetta calda. E rispettiamo quello che è la natura del momento, quindi abbiamo la zucca, il cavolo nero, fagioli e orzo. E io darei gli ingredienti, certo. Quindi andremo a fare la zuppa d'orzo alla toscana. Ingredienti per 4 persone: 250 g di orzo, 250 g di cannellini già cotti, 400 g di zucca gialla mantovana, mi dicevi mantovana, prima, sì. 200 g di cavolo nero, poi sedano, carota e cipolla, aglio, sale e rosmarino, olio extravergine di oliva. E partiamo subito con questa ricetta. Quindi partiamo con il soffritto. Ok. Allora, un soffritto classico, andiamo a fare le listelline per fare i nostri quadretti, da fare stufare. Seguirà te il nostro soffritto, okay, non ce lo fare bruciare, mi raccomando, è essenziale che sia fatto a dovere, perché un buon soffritto fa un risultato finale migliore sia nel gusto che nella digeribilità. Quindi, ecco, raccontaci un po' dei trucchi. I trucchi del soffritto sono quelli di mantenerlo umido, aggiungendo, a parte l'olio iniziale che ora andrei a mettere, di aggiungere acqua al bisogno, che mantenendolo umido non brucia. Quello che è più difficoltoso in un soffritto è la cipolla. Se brucia la cipolla e ti lascia quel retrogusto leggermente amarognolo, e poi la pietanza non è digeribile. E allora niente, ci aiutiamo con acqua, ne mettiamo sempre poco per volta, al bisogno, e continuiamo ad andare avanti. I tempi sono un po' lunghi. Del soffritto, no? Perché sì, insomma, c'era un dibattito prima su questi tempi del soffritto, sembrava una cosa molto veloce, ma in realtà non lo è. Non lo è. Se il soffritto è fatto come si deve essere un soffritto lento, come abbiamo appena detto, e deve essere un soffritto cotto, quindi non escludiamo la buona mezz'ora. Okay, se fosse un soffritto più abbondante, anche di più. Prendete carta e penna a casa e segnatevi gli ingredienti. Io, mentre Anna Maria fa il soffritto, ve li ricordo un attimo: 250 g di orzo, 250 g di fagioli cannellini già cotti, 400 g di zucca gialla, 200 g di cavolo nero, sedano, carota, cipolla, aglio, salvia, rosmarino e olio extravergine di oliva. Quindi non mi ero dimenticata di dirvi di prendere carta e penna, perché noi, vero, carta e penna, scrivete, guardate se avete qualcosa. Sì, perché ogni tanto mi chiama qualcuno insieme a noi e mi dice che gli è sfuggito qualcosa, e allora noi ripetiamo, che siamo sicuri che non le persone continuano a prendere i suoi appunti. Come sempre, Anna Maria, andiamo a fare ricette molto semplici che insomma si possono... Diretto a tutti. Per la persona che in questo caso piacciono le verdure. Guarda, nel frattempo puoi anche inserire mettere l'olio, e si accendo già il fornello. Andiamo un po', un altro po'. Quanto olio in realtà? Un altro po'. Vai, ci siamo. Occhio a me. Allora, poi dobbiamo inserire... È già tutto sistemato, ma è stato staccato un attimino la spina, si gira. Quindi si va a girare e si inizierà la cottura. Allora, io ti chiamo Anna. Maria ogni tanto mi sfugge, no? Non so perché, ma l'emozione del soffritto, perché c'ho sta cosa del soffritto che è tutto... Guarda,
in realtà se mi chiamano Anna Maria quasi non mi giro perché tutti mi chiamano Anna. Mi chiamano tutti Anna perché sono strabituata a questa cosa. Ok. Allora, io parlerei un po' anche delle proprietà del cavolo nero, perché ho fatto una piccola ricerca e ho visto che effettivamente il cavolo nero ha tante proprietà, oltre alle vitamine, una delle quali la vitamina C, che è molto, molto importante, soprattutto in questo periodo, no? Certo. Ce n'è anche bisogno, perché con c'è la carenza del sole, quindi dobbiamo con le verdure di stagione andare a integrare queste vitamine. Scusa se ti interrompo un attimo, ma vorrei fare il lavoro che abbiamo fatto qualche ricetta fa. Sì, ok, mi ricordo. La bella dritta. Mi ricordo. Il cavolo nero ancora non ha ricevuto la botta di freddo sotto zero che avrebbe bisogno perché certo. C'è chi può non aver visto la trasmissione. Deve ricevere una botta di freddo per rompere un po' le fibre che sarebbero troppo coriacee in una minestra, quindi dovrebbe cuocere molto più a lungo, ma non sarebbe comunque sufficiente per avere un buon risultato. Allora, cosa facciamo? Tagliamo pezzettini il cavolo nero già per come ci serve nel finale e andiamo a metterlo qualche minuto nel congelatore. In questo caso, allora, l'utente a casa è ovvio che metterà il suo vassoio nel congelatore di casa. E noi invece abbiamo l'abbattitore che ci permette di fare molto più velocemente ciò che ci serve. Per fortuna l'hanno inventato, perché è veramente un grosso aiuto. Quindi mettiamo qualche minuto dell'ordine, che può essere le 15 minuti, tanto per prendere nel congelatore 15 minuti o nell'abbattitore? 15 minuti, 20 minuti anche va bene anche nel congelatore. Ora fai, dipende dal congelatore, se c'è un congelatore più o meno forte, più o meno pieno. Questo lo devono vedere le persone che abbia subito una certa rigidità, ecco, deve. Okay. E questo lo va in abbattitore. Federico ce lo metterà in abbattitore. Federico è il nostro aiutante, oggi abbiamo Federico che ci aiuterà nelle nostre ricette. Allora, si diceva, il cavolo nero ha anche proprietà antitumorali. Sì. E quindi questa è un'informazione importante. Cosa si può fare anche con il cavolo nero? Anticipiamo qualcosa, allora, magari vi faremo vedere. Certo, sì, a parte la classica ribollita toscana fatta col pane, che diciamo come questo. Io spesso la uso anche per fare dei crostoni di pane, anche come antipasto. Cavolo bollito, ripassato in padella con aglio, un pochino di pomodoro, chiaramente olio, sale, pepe, peperoncino che sta di lusso, e poi servito sopra un crostino di pane caldo. Bene. Questo qui è già un'altra cosa. Allora, ora dobbiamo attendere il momento del soffritto, quindi vediamo, sta cuocendo. Allora, attendiamo il nostro tempo. Nel frattempo io mi faccio una cubettata della zucca. Abbiamo detto che la zucca io la preferisco mantovana, ecco. Il motivo per cui preferisci la zucca mantovana? Perché ha una struttura più asciutta. E se io metto, no che mi dispiaccia nella zucca, nella zuppa, che si sciolga la zucca, quella mantovana, difficilmente si va totalmente a sciogliere. Questa invece non ce la ritroverei, perché ha una cottura lunga questa zuppa. Allora, poi ha un sapore un po' più vivace. Per me, al mio gusto, è più piacevole. La zuppa è fatta dal 96% di acqua. Sì, sì. Però questa mantovana a me piace di più. Ecco, okay, poi sai, quindi, questo è un gusto personale. Ha un consiglio di Anna Maria utilizzare la mantovana, perché ha un risultato diverso anche come consistenza. Sì, specialmente tutto. Anche in altri piatti, sicuramente. Un'altra cosa,
uno si deve basare anche sulla ricetta. In questo caso poteva anche andar bene una zucca normale, fra virgolette. Poi è chiaro che se uno a casa ha la sua coltivazione di zucche, vuole usare quello, come spesso capita, certo, giusto, certo, che lo faccia. Certo. Io la zucca mantovana compro questa. È quella che ha la buccia un pochino più sul verde marrone. Verde scuro, scuro. Sì, molto scuro, è una polpa, come si vede, parecchio dura, e si fatica a sbucciarla, però insomma, però poi i risultati ci sono. Si trova anche qui da noi, ecco, perché la richiesta è tanta, ora si trova. E nel frattempo io spiegherei dell'orzo, perché l'orzo è il cereale che io preferisco, oltre al riso, perché anche il riso è il suo perché. L'orzo è stato sciacquato molto bene, sciacquato non ha bisogno di ammollo, però un buon risciacquo sì. E questo una cottura di mezz'ora, 40 minuti, quindi quando abbiamo la giusta situazione lo aggiungeremo. Lo aggiungeremo. E adesso quindi andiamo. Quindi ora passerà una buona mezz'ora prima che sia pronto il soffritto. Adesso che abbiamo raggiunto la consistenza giusta e quindi la cottura è... Vedo che hai fatto un buon lavoro, l'hai badato benissimo, il soffritto ti ha terrorizzato. L'ansia da soffritto, ti parlo sinceramente, ho l'ansia da soffritto, non mi era mai successo in vita mia, però... okay. Quando c'è la conoscenza c'è la differenza, ora capisci magari in altre situazioni come mai i tanti perché. Quindi vai, la zucca, a inserire la mettere la zucca. E adesso si va a cuocere la zucca. Quante cose fai te col cavolo nero? Perché ora... L'ha capito che mi piace. Sì, ho capito che ti piace. Sai, parlando della cucina, rispecchia molto il nostro territorio. Chiaramente mi piace usarlo, più ingredienti, ma come del resto... Se te vedi bene in questa ricetta c'è ingredienti che appartengono alla nostra ribollita, alla nostra minestra di pane. È un piatto secondo me un po' più semplice in confronto a quello che è proprio una ribollita, però gli ingredienti sono quelli, il gusto gli assomiglia molto. Come unica differenza non abbiamo la verza, che è presente invece nella minestra di pane, abbiamo la zucca. Questa è l'unica differenza, ma la zucca con il cavolo nero sposa benissimo, perché sono due ingredienti che si completano, uno è tendenzialmente amarognolo e uno è tendenzialmente dolce, quindi per me è un'accoppiata vincente. E invece, Anna Maria, con la zucca quante altre cose si possono fare? Perché insomma la zucca viene usata molto in tante cose, anche nei dessert, no? Sì. Allora, lì nella zona mantovana si possono tirar fuori delle cose fantastiche. Famosi i ravioli mantovani, che noi facciamo anche a lezione, lezione di pasta fresca. Ce li facciamo un pochino più nostri, perché i loro ravioli sono veramente tanto più dolci, però ho visto che con la modifica nostra sono tanto tanto graditi, perché hanno bisogno di sempre, per contrasto molto dolce, di parmigiano, di ingredienti sapidi. Ci viene buonissimo per me il risotto, di zucca, la crema, le famose creme di vermutate. Voi segnate tutto a casa, sì, ma le faremo, poi le faremo. Certo. Allora, come alziamo un po' il calore. Quanto tempo deve stare più o meno? Allora, un po' deve stare, deve leggermente caramellare gli angolini, quella cottura che gli dà uno sprint, deve dare sprint al piatto. Perché ora anche l'ansia da zucca, se vi può interessare. Ma perché no? No, non è che brucio tutto. Okay. No, ora ti tengo sotto controllo, va bene? Anna Maria che mi controlla.
quindi in questo periodo delle buone zuppe, dei buoni risotti con la zucca, accompagnate con quello che ci piace. Si può accompagnare con del pesce, con dei crostini di pane, quello... Eventualmente. No, una domanda che ti faccio perché ecco, tieni tutto giù basso perché deve rovolare. Non so se hai notato, non ti ho fatto mettere il sale. Okay. Il sale non lo dobbiamo mettere. No, ancora non dobbiamo metterlo il sale perché deve, se no tira fuori troppo l'acqua dall'interno della zucca. Invece noi dobbiamo avere una zucca rosolata. Ti ricordi le famose zucchine? Sì. Identica cosa. Ok. E quindi il sale non lo mettiamo. Non lo mettiamo ancora. Nelle verdure quando uno aggiunge il sale è sempre molto importante. Fa la differenza sul risultato finale. Volendo una verdura che mantiene un po' la sua acqua di vegetazione, è importante non metterlo. Dobbiamo... A differenza al contrario, se noi vogliamo che produca umidità, mettiamo il sale. Dobbiamo aggiungere acqua? Allora, aspettiamo leggermente un pochino di più. Io ci provo. Non ci provare. Lo so, te me lo chiedi perché hai paura di bruciarla. No, non ti preoccupare. Andiamo a girare perché ora dobbiamo tenere anche sotto controllo il nostro soffritto. Praticamente questo è il momento più, tra virgolette, delicato. Lo fai fare a me, sì. Ok? E se no perché servi? Devi imparare a farlo. Guarda, ci siamo quasi, proprio manca quell'attimino che, come quanto vedi, deve fare un po' di crema. Deve diventare leggermente più cremosa. Più sì. Poi andiamo a mettere l'acqua che è già qui pronta. Allora, se abbiamo anche un buon brodo di verdure, si può utilizzare il brodo di verdure, nulla toglie. Ora io ho voluto stringere un po' tempi, no? Quindi andiamo con acqua o brodo, se no brodo di verdure, perché no anche brodo di carne, c'è chi lo fa col brodo di carne. Io in questo caso lascerei tutto totalmente vegetale, va bene? Va bene. Allora ci siamo, aggiungo un po' d'acqua, si poteva mandare anche un pochino di più avanti, però insomma può andare bene anche così, Allora mettiamo l'acqua. L'affoghiamo. Dice, finora ho tutto. Affoghiamo e mettiamo il cavolo nero. Quanta acqua? Allora, io ne ho aggiunto circa un litro, però l'acqua è relativa, nel senso che dobbiamo vedere in base a quello che è la necessità. Magari la aggiungiamo di nuovo. Magari si può aggiungere dopo. Sì. Eccolo qua! Che strocchia fin che troppo. Strocchia. Lo possiamo già mettere. Che subito comincia a cuocere. E passandolo, si diceva, dall'abbattitore oppure mettendolo nel congelatore, il cavolo sì, viene più. Si rompe un po' la sua fibra. Accorciamo tempi, come ti ho già detto. Poi ricordatevi che si perde un po', Sembra tanto, ma. Poi sì. Io continuo a girare. Quindi il sale lo mettiamo adesso. Ora quando abbiamo messo tutti gli ingredienti aggiungiamo anche un altro pochino d'acqua perché ora ci andrà l'orzo. Uh-huh. Abbiamo più bisogno più di quando allora intanto mettiamo il sale qua. Già si vedono anche il contrasto del colore che è molto bello. Sì. Allora, un altro pochino di acqua. Io ecco, mi sento già più rilassata. Sì, lo vedo. Ecco, allora, adesso che abbiamo inserito per bene il cavolo, un po' di acqua, andiamo ad aggiungere l'orzo. L'orzo, come ripeto, già sciacquato abbondantemente. E continuiamo a girare.
E anche i fagioli mettiamo adesso. Allora, sì, i fagioli si possono mettere adesso e si potrebbero anche mettere quasi nel finale. Se io li metto adesso ho un prodotto più cremoso, perché ovviamente i fagioli si sfaldano, magari forse non ce li ritrovi nemmeno. Si potrebbe anche fare in un altro modo, si potrebbe metterne una parte adesso e una parte sul finale, quindi ci sarà la parte che si sfalda e la parte che troverà intero. Allora, andiamo ad aggiungere i nostri fagioli. Li mettiamo tutti. Abbiamo deciso per tutti. E adesso il peperoncino. Ora fondiamo per bene, no? Tutto, peperoncino. Peperoncino. E andiamo. Il sale l'ho già messo prima, sì. Andiamo a aspettare un attimo la nostra cottura. Lasciamo che circa 40 minuti. Minuti, magari va assaggiato l'orzo. Ed è pronto l'orzo, sarà pronto tutto il resto. 40 minuti. Ed ecco qua la nostra zuppa d'orzo alla toscana pronta, però la vedo, perché noi prima avevamo detto, no? Aglio, salvia, rosmarino. È arrivato il momento di inserirli. Sì, sì, si mette praticamente sul finale della ricetta, che così bello. Gli dà un tocco in più. E si gira. Giriamo. Sì. E siamo arrivati proprio alla fine. Alla fine, sì. Come vedi, l'orzo è bello sgranato perché ha assorbito tutto il liquido che abbiamo messo. I fagioli sono anche rimasti ben visibili, quindi hanno fatto bene il suo lavoro. Allora, io andrei a impiattare. Certo, so che fremi dalla voglia di assaggiarlo. Ma perché... che dite voi? Cioè, colori meravigliosi. Arriva qui un profumino che non vi sto a dire, perché magari qualcuno a casa lo sta facendo insieme a noi e lo sente come noi, ecco. Quindi eccolo qua. Metto un po' di olio a crudo, da tradizione toscana. Effettivamente no, anche i colori riporta un po' di bollita. Volendo, sì. Volendo, una grattatina di pepe non guasta, proprio per aroma. E adesso io, no, perché a caso sempre, no, mi metto qua un cucchiaino e che non lo vuoi assaggiare, no. Ora magari mi uccido in diretta, però soffio un attimino, scusate. No, Maria, mi stupisci sempre, io non... Quindi su questo io vi darei appuntamento alla prossima puntata e io continuo a mangiare. Direi.